Il 1 febbraio è entrato in vigore il Green Pass anche per accedere ai negozi e bar. E questa soluzione ha creato dei problemi nei controlli o è tutto filato liscio? È filato tutto liscio, perché alla fine comunque le persone sono persone intelligenti, quindi sanno che per entrare e consumare bisogna avercelo, quindi non ci ha creato assolutamente nessun problema. Allora, noi come attività di igiene alimentari e gastronomia non chiediamo il Green Pass, perché l'entrata è libera, è contingentata solo per le 3 persone, visto lo spazio che abbiamo. Non abbiamo problemi, la gente è anche abbastanza educata, quindi sa di attendere il proprio turno, perché poi all'entrata abbiamo messo un semaforo, con dispiacere, ma purtroppo ci vuole, perché inizialmente nel 2020 non c'era ancora proprio il capire di aspettare, adesso invece la gente vedo che si sta adeguando e quindi forse spero di tirarlo via il più presto sto semaforo. Allora, il Green Pass serve per entrare nelle attività commerciali e i controlli devono essere effettuati a campione dal personale presente all'interno del negozio. Non ci sono stati problemi, tante persone entrano direttamente esibendo il Green Pass e quindi direi di no, non ci sono stati problemi. No, non abbiamo riscontrato nessun problema, è andato tutto liscio al momento e speriamo che vada avanti così. D'altronde noi purtroppo dobbiamo rispettare le regole, quindi al momento va tutto bene. No, assolutamente è andato tutto liscio, nel senso anche le persone sono ben disposte a mostrarlo al momento dell'entrata, quindi non abbiamo avuto noi nessunissimo problema a riguardo. Diciamo che ci atteniamo alle regole che ci sono state date, quindi si controlla, i clienti si sono sempre dimostrati molto disponibili e ligi alle regole e continuiamo con quello che ci dicono da fare, di fare finché sarà così. Grazie. A voi.